assistere. Marco, procediamo pure con la slide, così ci presentiamo. Alessandro Di Edoardo, io mi occupo personalmente della direzione commerciale di tutta la divisione Digital Security di Evergroup. Specifico in poche parole perché Digital Security. Da qualche anno Evergroup ha scelto di investire su una visione che è quella proprio di approcciare la sicurezza digitale delle imprese in maniera estensiva. Quindi il servizio gestito, quello di cui poi parliamo oggi, per affrontare le problematiche di sicurezza, ma anche il supporto alla corretta implementazione di tutte quelle soluzioni tecnologiche che a partire dal network, a partire da tutti gli strumenti che permettono il corretto collegamento dei sistemi alle reti aziendali, possa gestire tutti i punti di permeabilità della rete da dove potrebbe arrivare un attacco. Ma andando ancora oltre, la convergenza del mondo della sicurezza logica con la sicurezza fisica, e quindi abbiamo una divisione che si occupa anche di sicurezza fisica, che alla fine utilizza gli stessi strumenti della sicurezza logica, come abbiamo imparato a vedere. E ancora, tutto questo oggi è oggetto di regolamentazione, e quindi tutta la tematica legata alla gestione da GDPR in avanti, tutto quello che le aziende sono tenute a fare per dimostrare di aver intrapreso tutte quelle azioni che sono indispensabili per evitare l'occorrere o limitare la possibilità dell'occorrenza di un incidente informatico. Marco Zanovello, come oggi, per la parte più tecnica. Sì. Buongiorno a tutti, Marco Zanovello, sono direttore commerciale di Yarix, che all'interno della divisione della Digital Security si occupa specificamente dei servizi legati alla Cyber Security, quindi ha una fetta ben precisa, ben verticale, che copre specificamente poi l'argomento del webinar di oggi. Il webinar di oggi. Perfetto. Allora procediamo avanti e qui entriamo in un gioco un po' complesso. Vi siete mai chiesti cosa succede ad un'azienda quando viene attaccata? Noi, nostro malgrado, abbiamo imparato a conoscerlo sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri clienti. Che succede quando un'azienda viene attaccata, Marco? Normalmente è una cosa che prende molto di sorpresa e quindi la reazione è di Panico, panico. Noi abbiamo messo quattro parole e un'immagine che sono esemplificative, no? Nel senso che il panico è il primo effetto. Noi, quando ci troviamo ad essere contattati da clienti che hanno subito un attacco, notiamo veramente la sensazione del panico più completo, il disorientamento, non sapere esattamente che cosa fare. A seconda della casistica, l'azienda potrebbe essere anche completamente bloccata, ne deriva una frustrazione, cioè un senso di impotenza assoluto rispetto a ciò che sta accadendo. E da qui come posso muovermi? Come posso uscire da questa situazione che mi ha spinto completamente nell'angolo? E qui, Marco, potremmo citare tanti, tanti casi vissuti realmente, però vogliamo raccontarvi un caso reale, perché il caso reale è quello che più degli altri può rappresentare che cosa accade ad un cliente che viene, ad un cliente, ad un'azienda che viene attaccata. In questo caso vi raccontiamo il caso di un nostro cliente che ha subito un attacco, era un'azienda già nostra cliente e che era nostra cliente per altri servizi, non i servizi di security. Ciò detto, quando arriva l'attacco, Marco? Normalmente l'attacco arriva quando uno meno se l'aspetta, perché l'obiettivo dell'attacco è quello di creare il maggior impatto possibile. E quindi, come dicono i sacri testi degli attaccanti, anche questo attacco qui è arrivato di notte. È arrivato nella notte tra un giovedì e un venerdì, dello scorso mese di aprile, ed è un attacco che ha portato alla paralisi sostanziale di due data center di un cliente. Quindi l'attaccante è riuscito a entrare e in maniera piuttosto, come dire, rapida e sbrigativa, fra l'altro utilizzando anche un software, lecito, quindi ha avuto il tempo di entrare nella rete, di depositare un software assolutamente lecito che quindi non veniva eventualmente bloccato da antivirus, e ha cominciato a farne però un utilizzo illecito, quindi ha cominciato a cifrare tutte quante le informazioni che ha trovato sul suo cammino. Ovviamente
facendo danni, facendo, insomma, bloccando un po' però la tutto. cosa importante è questo, cioè utilizzando un software lecito. Quindi vuol dire che chi ha attaccato stava studiando l'attacco da tempo, Certo. non è entrato in maniera improvvisata. No, no, no. Normalmente sono attività che si protraggono nel tempo e che permettono all'attaccante di guadagnare contesto e guadagnare visibilità sul suo target. Quindi al di là di capire se è l'azienda A, B o C, quindi ipotizzare se abbia un senso proseguire nelle attività per poterne trarre un vantaggio economico, ma l'obiettivo è proprio quello di capire dove andare a sparare per fare più male possibile. E quindi per mettere alle strette l'azienda in modo che si trovi costretta a sborsare i denari per. Quindi vuol dire che l'attaccante studia la propria vittima a priori, ne studia anche gli strumenti in uso e quando attacca, attacca sapendo di colpire a fare male. E questa è una cosa importante. Sì, dobbiamo pensare che questo tipo di attacchi sono gestiti da come dire, organizzazioni criminali che sono delle vere e proprie aziende, quindi hanno tutto il vantaggio a massimizzare il ricavo in funzione del tempo che viene dedicato. E quindi è chiaro che la fase di studio serve proprio per capire questo è un target buono e allora proseguo, altrimenti non è buono e quindi passo al prossimo. Tra l'altro questo era un target particolarmente fortunato perché stiamo parlando dello scorso aprile, quindi in pieno lockdown, e questa era un'azienda che era tra quelle autorizzate a continuare a operare. Quindi erano riusciti a mantenere la produzione attiva e se la sono trovata bloccata Completamente bloccata. E assolutamente. pensare che si era salvato dal Covid, lo vogliamo Sì, si era salvato dire? dal Covid. Ora, sembra una battuta anche di cattivo gusto, Sì. però la realtà dei fatti è che qui ci troviamo ad usare lo stesso termine, lockdown, un cliente bloccato come siamo stati bloccati noi dentro casa nostra. E quello che accade è quello che abbiamo detto prima, il cliente ci ha ingaggiato. Ci ha ingaggiato attraverso chi? Attraverso l'account che normalmente lo segue, attraverso il nostro personale che normalmente lavora sul cliente, segnalandoci una situazione di blocco totale. Certo. Il che vuol dire che l'azione è avvenuta in modo tempestivo, rapidissimo. Sì. Durante la notte, nel momento in cui i sistemi erano meno presidiati, il cliente si è trovato con i sistemi completamente bloccati. Completamente bloccati e senza appunto sapere cosa fare. Fortunatamente l'ingaggio è arrivato subito e nel giro di mezza giornata siamo riusciti a partire. Malgrado anche noi fossimo in una situazione di lockdown, quindi con poca possibilità di far circolare delle persone, siamo comunque riusciti a intervenire e nell'arco del fine settimana siamo riusciti a, come dire, a mettere in campo le attività di incident response. Quindi abbiamo capito cosa è successo, abbiamo fatto l'analisi dei vari log, abbiamo capito per dove erano passati i criminali, quindi il vettore che era stato utilizzato, abbiamo capito dove si erano mossi, siamo riusciti a sanificare il perimetro, che è una cosa importante da farsi perché molto spesso l'impulso è quello di dire recuperiamo subito tutto dal backup perché dobbiamo recuperare velocemente. Aspetta, c'è un tasso. Basta. Adesso non c'è più il lascio, Adesso non c'è chiedo più. scusa, colpa mia. E Era per dicevo. animare un po' la cosa, Era per dai. animare un po'. No, quindi fortunatamente qui c'erano i backup, però appunto bisogna frenare un po' l'impulso di volerli ripristinare subito, perché se questi vengono ripristinati in un ambiente che non è stato bonificato, ed è già successo purtroppo, l'attaccante li ricifra e quindi si perde ulteriormente tempo e si allontana nel momento in cui si riesce a riprendere l'operatività. E questo fenomeno me lo ricordo personalmente, vissuto in un caso gestito personalmente da me, il cliente che era convinto di essere riuscito a superare il E non momento era arrivato. critico, ripristinati i backup, riparto nell'arco di mezz'ora tutto giù da capo. Perché purtroppo bisogna, in queste cose qua ci sono dei passi da fare molto velocemente, ma altri che devono essere fatti cum grano salis, quindi con. Specifichiamo che noi siamo intervenuti dopo il secondo attacco in quel Sì, caso, perché è comunque opportuno che è opportuno dire. che al secondo attacco il Hanno capito. cliente si è trovato in quella situazione che abbiamo raccontato prima, il panico, il contatto sono arrivati a me durante la notte, proprio a notte fonda,
e fortunatamente il telefono acceso e da lì la possibilità di intervenire con un servizio di pronto soccorso, di vera e propria gestione dell'emergenza. In questo caso qui siamo stati abbastanza fortunati perché il cliente ci ha seguito, ci ha consegnato sostanzialmente il controllo missione e quindi ci ha permesso di fare le cose con la sequenza corretta e il tutto ha permesso di arrivare a lunedì mattina, lui si era partiti il venerdì mattinata, il lunedì mattina successivo, quindi dopo 3 giorni, ad avere tutto quanto di nuovo operativo. Quindi con un impatto che comunque c'è stato, ma che è stato assolutamente mitigato rispetto a quello che invece avrebbe potuto essere. Ok, procediamo ancora avanti, anche perché questi aspetti non vogliamo tediare i nostri spettatori oggi con una lunga presentazione, anzi vorremmo lasciare spazio per le domande alla fine. Però questi dati sono assolutamente importantissimi perché danno la misura di che cosa sta accadendo e il motivo per cui oggi un'organizzazione come la nostra ha sentito l'esigenza di mettere in piedi un servizio di questo tipo, perché ci sono dei numeri incredibili. Parliamo un po' di questi numeri, Sì, Marco. e sono numeri che cerchiamo di spiegare per tentare di dimensionare il fenomeno di questi attacchi che ogni tanto troppo spesso succedono. Noi abbiamo delle statistiche che derivano dal nostro SOC, che ovviamente ha una visibilità limitata, abbiamo poco meno di un centinaio di clienti monitorati, che però comunque, essendo, come dire, distribuiti in maniera abbastanza uniforme su vari settori merceologici, ci permettono di avere insomma, un minimo di indicazione statistico che sia abbastanza significativo. Noi gestiamo grosso modo 6 miliardi di eventi al giorno. Eventi significa righe di log che immagazziniamo nei nostri SIEM, rimescoliamo, diciamo, correliamo per cercare di determinare se ci siano eventuali situazioni di allarme. Appunto, gestiamo circa 4.000 allarmi al giorno. Di questi allarmi, di questi 4.000 allarmi, solo 800 sono effettivamente eventi di sicurezza degni di un minimo di analisi, 200 di questi sono incidenti di sicurezza e, diciamo, al mese, grosso modo, abbiamo una statistica di circa 10 incidenti critici bloccati. Bloccati. Questo ovviamente per quanto riguarda le aziende che monitoriamo noi direttamente. Questo è importante, nel senso che chi ha un SOC con noi comunque resta oggetto di Ah, potenziale attacco da parte dell'hacker malintenzionato, delle crew malintenzionate, e comunque noi riusciamo, con numeri incredibili, non riusciamo a bloccare una decina di incidenti al mese su un parco di un centinaio di clienti gestiti a livello SOC. mediamente uno per ogni cliente al mese, grosso Cioè, modo. sono numeri incredibili, ma quello che è interessante è il numero che viene dopo. Sì. Perché ovviamente abbiamo anche una statistica che si fa presto a fare sul numero di incidenti critici che ci troviamo a dover gestire non a bloccare perché ci siamo accorti che stava succedendo e quindi l'abbiamo stroncata sul nascere, incidenti come quello che abbiamo descritto prima, e cioè incidenti dove purtroppo non c'erano sistemi che permettessero di accorgersi che qualcosa stava succedendo e quindi ci si è accorti dopo che il danno è stato fatto. E di questi incidenti dall'inizio dell'anno ne abbiamo gestiti 20. In realtà Siamo un po' di più. siamo a 22 perché l'ultima settimana ne sono successi altri due e vabbè, adesso non sono ancora stati contabilizzati. E sono attacchi che, come si diceva prima, sono connotati da una fase di studio abbastanza corposa, lunga, a seconda del tipo di target, e hanno tutti quanti la caratteristica di essere messi a segno, cioè nella parte finale, la parte visibile, cioè quella impattante, nel momento in cui il cliente è ovviamente meno operativo, cioè ha meno possibilità di potersi accorgere e magari alla buona cercare di bloccare l'effetto dell'attacco. E questo determina proprio, cioè conferma il fatto che l'attaccante studia le abitudini del cliente e cerca di capire, oltre a dove andare a colpire, Quando quando andarla a è il colpire? momento più infame per andare a colpire e metterlo in difficoltà, perché ricordiamoci, l'obiettivo è quello di mettere in difficoltà il cliente in modo che, trovandosi alle strette, ceda al ricatto che normalmente
la fase finale di questo tipo di Quindi attacco. l'attività chiave, quella di incident response, è soprattutto stata demandata a quei clienti che oggi non abbiamo sotto monitoraggio e che non riescono a prevenire Esatto. l'occorrenza di un attacco e che spesso si trovano con situazioni di un attacco che si è consumato a livelli disastrosi. L'intera azienda con i dati criptati, spesso compromissione anche della possibilità di recuperare questi dati. Possiamo far vedere, possiamo dare qualche dettaglio in più sull'anatomia dell'attacco, se non ricordo Sì, male. diciamo, intanto cerchiamo di capire un po' di terminologia, perché incidente informatico non significa che ogni incidente è un qualcosa di disastroso. Nel gergo normale, incidente è aver, per esempio, rilevato un virus piuttosto che un trojan oppure uno spyware, comunque un agente malevolo, piuttosto che essere stati oggetto di un attacco di phishing, piuttosto a essersi accorti di essere stati oggetto di una vulnerabilità, per esempio, sfruttata su uno dei servizi che abbiamo esposti su internet, oppure qualcuno che si è riuscito a guadagnare accesso illecitamente al sistema di posta per magari montare i classici attacchi di business email compromise. Quindi questi sono incidenti informatici che possono accadere. Ovviamente a questo punto c'è un video, mi accorgo abbastanza precocemente che c'è qualcosa di strano che prelude alla possibilità di avere impatti abbastanza rilevanti a fronte di questi tipi di incidenti e riesco a bloccarli, oppure non me ne accorgo e quindi l'incidente comincia Va a avanti. camminare, si trasforma in attacco vero e proprio. Quindi sottolineiamo questo aspetto. La tempestività nella gestione di un attacco, nella prevenzione dell'attacco, è un elemento fondamentale per il buon esito delle attività successive. Assolutamente. Sì. Quindi, se l'attacco va a buon fine, Chiaro ci che troviamo in questa condizione. Il breach ormai è avvenuto. sì, se uno degli incidenti che abbiamo visto prima ha avuto successo, non è stato bloccato, io sono in presenza di un breach, di una violazione, di una compromissione che ormai è avvenuta e probabilmente non me ne sono accorto e non me ne accorgerò per un bel po' di tempo, perché a quel punto l'attaccante è dentro e farà di tutto per fare i suoi movimenti laterali, ma con l'obiettivo di farsi notare il meno possibile e con l'obiettivo comunque di guadagnare accessi, quindi fare la privilege escalation che gli dia la possibilità di accedere con livelli amministrativi, a la maggior parte dei sistemi, il maggior numero di sistemi che comincia a capire che possono essere i contenitori dei gioielli della corona, ok? O ad esempio cercare di disattivare gli antivirus, che è un'altra delle mosse che viene fatta per evitare di avere segnalazioni strane nei vari dispositivi. Un'altra mossa che viene spesso fatta è quella della cancellazione o compromissione di backup, quindi cerco di capire quali sono i dati preziosi, dove vengono backupati e quando decido di fare l'attacco, cerco di compromettere non solo i dati, ma anche i backup. Quindi la possibilità per l'azienda di ricostruire in modo autonomo la propria base dati. Chiaro che fa la differenza tra un attacco che comunque è fastidioso, ma comunque in qualche maniera risolvibile, a un attacco che può avere un effetto disastroso, perché mi bruciano i dati e mi bruciano anche i backup, o riparto dal cartaceo, che al giorno d'oggi è un po' difficile, altrimenti Oppure sono effettivamente costretto a pagare ad una andare a multa. negoziare. Esatto. E qui ce l'abbiamo l'evenienza descritta Eh del sì, dover affrontare purtroppo il sì, problema più drammatico. certo, perché fra l'altro ci sono tutta una serie di cose che fanno di tutto per ritardare il fatto che io possa notare che sta succedendo qualcosa. Quindi fare in modo che proprio l'attaccante possa fare tutto quello che deve fare, completare tutte le sue operazioni, quindi la distribuzione nei vari punti strategici degli agenti malevoli, cancellare i log per non far capire da dove sono passato e quindi magari interrompere il flusso, e cancellare i log e quindi cominciare a posizionare il famoso readme.txt, cioè la richiesta di La RAS. richiesta di E a quel punto lì l'azienda è ferma. E parte, se vogliamo, il lavoro psicologico, per cui sono fermo, ho una richiesta di riscatto e cominciano ultimamente a esserci anche delle minacce del tipo non pensare di ripartire col tuo backup,
perché mi sono portato fuori una buona parte dei tuoi dati confidenziali, e se non mi paghi, io li pubblico. Addirittura. Sì, quindi, perché ovviamente sempre più aziende cominciano a dotarsi di sistemi di backup offline, e quindi proprio per poter, come dire, sopravvenire a situazioni di questo tipo qua, e ovviamente l'attaccante dice: ok, io comunque faccio queste cose per guadagnare dei soldi, per cui se tu lo recuperi dal backup molto bene, io però le pubblico, e a quel punto lì tu potresti avere problemi di immagine, qualcuno che ti fa causa perché ha pubblicato I suoi dati sensibili. il GDPR che ovviamente deve essere rispettato, e quindi sì, una serie di cose collegate. E quindi normalmente c'è una fase di trattativa nel caso in cui io non abbia scelta, e diciamo, il decifratore, cioè una volta che ho sono riuscito a chiudere in qualche maniera la trattativa con il mio attaccante, devo sperare che questo attaccante sia sufficientemente onesto per darmi il decifratore, cioè quella parte di software che permette di recuperare, di decifrare i dati che altrimenti sarebbero Ora, andati persi. immaginiamo che tutto questo ci si trova a viverlo in una situazione, come abbiamo detto all'inizio, panico, disperazione, non so esattamente cosa devo fare e mi ritrovo anche una richiesta Certo. di riscatto. E che si può fare a quel punto? E a quel punto lì, cioè, il fattore tempo è fondamentale, non solo e non tanto per cercare di recuperare i dati, perché alle volte questo è possibile, a seconda della tipologia di attacco che è stato fatto, alle volte non è molto possibile. E quindi, in ogni caso, che si sia in una situazione o nell'altra, è necessario fare dei passi in maniera opportuna. E i passi sono, diciamo, innanzitutto cercare di capire cosa sia successo e capire quale sia la risposta più corretta e mirata. Okay? E deve essere ovviamente molto rapida. Anche perché un'altra cosa che i simpatici attaccanti spesso fanno è quella di mettere fretta, ovvero sia, nel momento in cui io mi sono accorto e mi rivolgo all'attaccante per avere informazioni, l'attaccante fa partire il conto alla rovescia: ti do 3 giorni di tempo per pagarmi, dopodiché io cancello le chiavi di decifrazione, quindi i tuoi dati saranno irrimediabilmente irrecuperabili. Compromessi. Esatto. Ovviamente questo richiede delle competenze, perché i sistemi che vengono attaccati sono i più disparati. Possono essere database server, possono essere application server, possono essere veramente, cioè, pensiamo a diciamo, lo spaccato dei sistemi informativi che sono spesso in funzione nelle nostre aziende, possono essere effettivamente vari. E quindi è necessario mettere in campo delle competenze che siano abbastanza trasversali, e se vogliamo indipendenti dalla tecnologia che uno specifico cliente ha utilizzato. Ma bisogna essere in grado di, come dire, riuscire a interagire con queste tecnologie applicando le metodologie più corrette. Marco, prima abbiamo citato il fatto di essere intervenuti, il caso che abbiamo portato come esempio era quello di un cliente, già cliente della nostra azienda, per altri servizi, ma in realtà ci troviamo spesso a dover affrontare Chiaro. l'incidente su soggetti che non abbiamo mai visto No, prima del giorno o della notte in cui hanno dovuto obbligatoriamente arrivare a noi e contattarci. Riusciamo comunque a garantire un servizio di qualità anche in quel senso. certo. Lì, diciamo, alla complessità dovuta al fatto di non conoscere esattamente magari tutte le tecnologie che il cliente ha implementato, si aggiunge la difficoltà di non conoscere la topologia, banalmente la topologia di rete, come Certo. sono state organizzate le subnet piuttosto che le sedi remote, cioè capire come dialogano, chi parla con chi, cioè è una complessità aggiuntiva che comunque, affinando la metodologia nel tempo, si è riusciti a inquadrare, e riusciamo a, come dire, prendere il toro per le corna abbastanza velocemente. Abbastanza veloce. Quindi ribadiamo alcuni concetti chiave. L'importante è per l'azienda che si trovasse a vivere una situazione di questo tipo accorgersi tempestivamente dell'occorrere del problema. È chiaro, auspicabilmente, se riuscisse ad avere un servizio SOC attivo, probabilmente potrebbe prevenire Certo. l'evento negativo. Nel momento in cui comunque l'evento negativo si dovesse ravvisare, andare subito, rapidamente, a chiedere aiuto a qualcuno che faccia questa attività come mestiere principale. Perché improvvisarsi può portare paradossalmente ad allungare le tempistiche del ripristino della soluzione del problema o addirittura a compromettere la stessa possibilità di recuperare i dati a fronte del fatto che
l'attaccante potrebbe decidere dopo 3 giorni di buttare via le chiavi di decifrazione. Non so, ma per esempio in un caso è successo che il ripristino di parte dei dati, tra l'altro, erano stati ripristinati parte dei dati in un ambiente che era già compromesso, ha fatto scattare nuovamente la cifratura, per cui ha ricifrato i dati che avevo tirato fuori dal backup e poco importa, ma ha fatto la doppia cifratura su altri dati che non erano coperti dal backup e che quindi a quel punto lì sono persi, perché a meno che non sia disposto a pagare 2 volte il riscatto, perché ogni chiave fa un giro di cifrazione e basta, e quindi cioè, si corre veramente il rischio di andare a peggiorare di molto la La situazione. situazione. Perché in alcuni casi è tollerabile ripartire con un sottoinsieme di dati che sono quelli critici, e gli altri, pazienza, li ricostruirò nel tempo. Ma se questo non è possibile, devo comunque preservarmi la possibilità di recuperare questi dati, eventualmente anche scendendo a patti Con con l'attaccante. l'attaccante, cosa che noi sconsigliamo sempre, perché ovviamente si tratta di evitare di finanziare attività criminali, però molto spesso a livello di business si può trovare di fronte a una situazione in cui de devo decidere o chiudo l'azienda o riparto dal cartaceo, che vuol dire trovarsi fuori mercato per almeno 6 mesi e quindi chiudere sostanzialmente, oppure scendo a patti. E noi siamo in grado di supportare nel malaugurato caso in cui si dovesse comunque scendere a patti il cliente anche in questo tipo di attività? Sì. Nel senso che si cerca, chiaramente poi l'attaccante è molto scafato nella negoziazione, e noi dall'altra parte cerchiamo di supportare il cliente che si trovi in questa necessità per cercare di evitare di rimanere ancora più schiacciati dalla negoziazione, perché ovviamente l'attaccante ha il coltello dalla parte del manico, e quindi si È cerca di chiaro. limitare quanto più possibile l'impatto economico che possa venirne fuori. Se vogliamo descrivere il servizio di incident response, beh, chiaramente, come almeno lo decliniamo noi, ovviamente ci deve essere la velocità di risposta e di analisi e di risposta, perché è un continuo circolo, virtuoso. E quindi è necessaria la tempestività, con cui si prende in mano la situazione, e soprattutto deve esserci la consapevolezza da parte del cliente che si deve fidare di noi, proprio per Questo è un aspetto evitare. importantissimo, nel senso che è co esattamente come andare al pronto soccorso quando uno ha avuto un incidente, si affida al medico del pronto soccorso. Altrimenti veramente cioè, si crea entropia che non è utile a nessuno, E purtroppo. questo è importantissimo. Ovviamente c'è la necessità di avvalersi non solo dell'esperienza degli analisti, ma anche di tecnologie, È perché chiaro. in situazioni in cui c'è un attacco che si sta facendo strada, magari in reti abbastanza articolate, pensare di bloccarlo a mano è un'utopia, e quindi è necessario alle volte implementare determinati strumenti. Noi abbiamo individuato in una classe di strumenti che sono gli EDR, cioè gli Endpoint Detection and Response, che sono quelli che permettono di fare un'analisi comportamentale dei processi che sono in esecuzione sui vari PC, e quindi si accorgono delle intenzioni malevole di eventuali eseguibili che siano stati lanciati, e quindi è in grado di isolare queste macchine oppure di come dire, bloccare questi processi. Farlo a mano sarebbe improbo, soprattutto per dimensioni di reti di qualche migliaio di client e magari server farm con altrettanto Cioè, numero di precisiamo nodi questo server. aspetto qui, che la tecnologia che implementiamo in queste situazioni non è una tecnologia che il cliente deve comprare in fretta e furia per poterne disporre, è tecnologia che mettiamo noi a disposizione. Certo, è la nostra cassetta degli attrezzi, che ci siamo costruita nel tempo e che ci ha permesso di individuare alcuni strumenti che sul campo si sono rivelati efficaci per contenere ed eradicare in tempi molto ridotti, il diffondersi di attacchi. Ovviamente, una volta che io abbia contenuto, diciamo, l'attacco, la diffusione, diciamo, di un eventuale agente malevolo, a me piacerebbe anche capire cosa questo agente malevolo abbia combinato all'interno della mia rete. E quindi ci sono le attività di malware analysis e reverse engineering che vengono effettuate sugli eventuali campioni di malware trovati, per cercare di capire, al di là dell'effetto evidente, cioè mi hanno cifrato le informazioni, che cosa abbia fatto questo oggetto all'interno della mia rete, cioè ha messo il naso in quali macchine, è stato programmato per portare fuori le informazioni, e se sì, quali informazioni. Questa è
un'informazione che è molto utile perché molto spesso in queste situazioni qua è necessario valutare, anzi è sempre necessario valutare, e molto spesso è necessario farla, la notifica del garante, perché in presenza di un'esfiltrazione di dati che siano dati personali, io devo dirlo al garante. Perché, e anzi, ho 72 ore di tempo per farlo, altrimenti se lo faccio dopo devo dare dei validi motivi, devo dare delle giustificazioni. E questa è una cosa su cui noi possiamo dare supporto anche dal punto di vista legale, perché ovviamente abbiamo purtroppo per noi Imparato. imparato a gestire anche questo tipo di situazioni che ovviamente, se lasciate in gestione al malcapitato cliente che si prova a gestire anche questa tegola qua, correrebbero il rischio di non essere gestite correttamente. E questo posso raccontarlo io personalmente, di nuovo esperienza vissuta direttamente. Purtroppo nel momento in cui si subisce l'attacco si perde letteralmente la testa, nel senso che noi abbiamo visto persone con cui abbiamo rapporti di lungo periodo, persone hanno assoluto una solidità assoluta professionale, trovarsi in una situazione di disagio totale, totale disorientamento, e in quel momento si rischia magari presi dal terrore, dalla fretta anche di portare avanti le azioni che sono ritenute indispensabili, di magari fare una comunicazione errata, una comunicazione di troppo, quindi poi doverla rettificare ed entrare in un percorso più complesso. Quindi fin da subito noi suggeriamo di supportare il cliente per quanto attiene al tema della comunicazione al garante. Che in realtà quello di cui noi parliamo spesso è la gestione della crisi, perché tutti questi aspetti qua concorrono a come dire, una gestione della crisi il più oculata, cioè in una modalità più oculata possibile, proprio per evitare di farsi prendere la mano da panico o la voglia, la smania di accorciare i tempi e ripartire con l'operatività, ma fare le cose che hanno senso, che devono essere fatte con la tempistica, che deve essere veloce in certi casi e un po' più ponderata in certi altri, ma per fare un passo che sia consistente, concreto e che non ci imponga di doverne fare due indietro per la troppa fretta. Certo. Marco, esco un attimo dallo schema, ma sai perché? Perché c'è una domanda interessante che ci hanno già fatto e Che bello, che ti dai. faccio già adesso, perché secondo me attiene. In base alle vostre esperienze, siete sempre riusciti a risalire alle modalità di accesso da parte degli attaccanti? Sì, per esempio, nel caso in esame, noi abbiamo capito che c'è stato un accesso via VPN, cioè l'attaccante è riuscito ad entrare, come dire, a entrare in possesso di credenziali amministrative, tra l'altro, del cliente, ha fatto un accesso via VPN. Che fra l'altro non è stato notato perché eravamo in un periodo di lockdown, quindi tutti quanti in realtà si collegavano in VPN e quindi non ha destato particolare attenzione e quindi siamo riusciti a capire quando è entrato, da dove è entrato, dalla Moldavia, e che cosa ha fatto, eccetera. Quello che ci manca, ma che presumiamo più o meno di aver capito, non abbiamo trovato la pistola fumante, ma abbiamo buone possibilità di aver indovinato, non abbiamo un'evidenza precisa di come l'attaccante abbia potuto recuperare queste credenziali. Ma in realtà il sospetto forte è che l'utente, che in questo caso era un utente del cliente che gestiva da remoto la parte sistemistica, sia stato vittima di phishing. Ah, addirittura. Però Sì. ecco, quello che conta è l'aspetto chiave, no? Nel senso che riuscite a risalire. In realtà, di nuovo parlo per esperienza vissuta, risalire è un elemento fondamentale, capire qual è stato il paziente zero, infatti Sì. dico paziente zero, cioè da dove è partito l'attacco e come è stato possibile che si propagasse, perché da lì si può anche implementare tutta una serie di azioni volte ad evitare che una situazione analoga si possa ripetere. Certo, le famose lesson learned. E per questa cosa qui in realtà ci avvaliamo di un approccio abbastanza integrato tra le varie divisioni
che abbiamo al nostro interno. Adesso vedrete delle sigle poco parlanti, Poco parlanti, però spieghiamole perché fatte così non sono sono, difficili. non sono pericolose. Allora, l'Ypsilon Cert diciamo, è il nome che abbiamo dato al team che gestisce gli incidenti. Cert sta per Computer Emergency Rescue Team, cioè il manipolo di arditi che si attiva nel momento in cui c'è un incidente grave, che collabora a stretto contatto con l'YCSOC, cioè con la parte, diciamo, di monitoraggio, coloro che sono di vedetta al Security Operation Center e che hanno una visibilità non solo limitata a quel particolare cliente che magari non è sotto monitoraggio, ma ha una visibilità sull'andamento complessivo di diverse tipologie di attacco, perché magari ne hanno già viste di simili e bloccate su altri clienti che magari sono stati oggetto dello stesso tipo di Quindi attenzione. l'attività di incident response è un combinato disposto dell'attività di più team che lavorano in contemporanea, quello proprio fatto da chi materialmente va sul campo e in qualche caso va fisicamente sul campo e chi invece viene già attivato fin da subito per lavorare da remoto sul servizio di Security Operation Center. Per Più? esempio, una delle cose che viene fatta di default è quella di attivare un servizio di emergenza di Security Operation Center diciamo, sul perimetro dell'azienda colpita, perché molto spesso durante l'attacco ci sono delle comunicazioni dall'interno verso l'esterno, dei vari oggetti malevoli che parlano con il loro centro di comando e controllo. Riuscire a capire e bloccare magari questo tipo di comunicazioni può essere molto utile, non solo, ma serve a capire che nel momento in cui non ce ne siano più, è probabile che l'attacco sia stato effettivamente contenuto. Un'altra delle sigle che vedete qui è l'YCTI, cioè Cyber Threat Intelligence, che significa, è una divisione che si occupa di analizzare nel dark web e in altre fonti che possono essere più o meno open, indicazioni su trend di attacco, nuove, per esempio, tipologie di vulnerabilità o dati che possono essere in qualche modo collegabili all'attacco appena avvenuto. Per cui io so magari per certo che determinate informazioni sono già finite nel dark web e sono magari oggetto di smercio. Piuttosto che in senso generale avere diciamo, delle informazioni di prima mano su eventuali zero day, cioè le cosiddette vulnerabilità nuove, fresche, non ancora individuate ufficialmente, che però possono essere utilizzate per portare a segno attacchi di questo tipo, cioè intrusioni a sistemi che poi possono permettere attività Attività malevole di qualsiasi tipo. malevole. E non ultimo, ma non ultimo, mettiamo in campo anche il nostro Red Team, cioè che è quella divisione che si occupa di fare tutte le attività di ethical hacking, quindi i classici penetration test. Perché molto spesso, una volta che si è subito un attacco, sarebbe bello capire se utilizzando il punto di vista dall'altra parte, cioè dell'attaccante, riusciamo a capire eventualmente le dinamiche, ovvero un aiuto per individuare quali metodologie di attacco possono essere state utilizzate per aiutarci a capire poi meglio gli effetti che si sono visti dall'altra, o per esempio interpretare meglio il log dei vari sistemi perimetrali per avere un'idea di dove sia passato il nostro attaccante. Quindi la gestione dell'attacco che noi mettiamo in campo è una gestione che arriva fino al momento in cui proviamo di nuovo ad attaccare noi in maniera etica per vedere se le azioni intraprese sono state sufficienti ad impedire il ripetersi di analoga condizione. Chiaro, chiaro. Ok. Questa è una cosa che si fa normalmente anche in tempo di pace. È chiaro che questa è una situazione acuta, ho avuto un incidente, cerco di mettere in piedi tutta una serie di attività per capire cosa è successo e garantirmi che almeno per lo stesso buco della rete non passeranno più. Ma sono attività che si fanno anche in situazioni non di attacco per mettere periodicamente sotto stress buono la struttura e capire in anticipo se ci possono essere delle vulnerabilità sfruttabili da qualcuno che magari è Che vuole? meno ben intenzionato di noi.
Chiarissimo. Allora io direi che, se non ricordo male, con questa noi chiudiamo la parte, diciamo, di intervento. Magari possiamo anche chiudere la presentazione e far vedere le nostre facce più o meno belle. E soprattutto adesso invitiamo, se ci fossero delle domande, a inoltrarcele sicuramente. Non so se Sergio ha tracciato delle altre domande su direttamente. No, non mi è arrivato niente. Ok, anche io qui non stavo guardando anche sulla mia connessione. Diciamo che siamo chiaramente, hai scollegato quello. Ho scollegato la condivisione, ma... Ok, siete collegati comunque in video. Potete rispondere a queste domande che stanno arrivando proprio in questo momento. Sì, volentieri, siamo disponibili. Guarda, Alessandro, puoi leggerle da te, guarda. Allora, oh. Qui ci chiedono, i vostri clienti hanno server in-house normalmente? E hanno sia server in house che server in data center, che sono magari data center, diciamo, public cloud o anche private cloud. Quindi abbiamo una situazione abbastanza eterogenea. Quindi a volte anche ibrida, nel senso il cliente di cui stavamo parlando prima aveva una parte di server, di servizi in un data center privato e ma non di proprietà del cliente, e altri servizi erano in un data center proprio. Quindi Quindi, perché il principio è nel momento in cui un server è presente nella rete aziendale e la rete è l'oggetto che viene in qualche modo attaccato, la vulnerabilità si estende a tutti i sistemi certo. raggiungibili da quella rete. Esatto. E c'è un'altra domanda, la domanda più bella è: facciamo un approfondimento nei prossimi giorni? Volentierissimo, siamo assolutamente a disposizione e questo lo confermiamo fin da Certo. subito. Ci chiedono in quanto tempo vengono messi in campo questi servizi. Allora, normalmente, allora, con il Covid siamo stati costretti ad adottare una modalità da remoto, perché soprattutto in questo incidente qua, ma anche negli altri che sono successi nello stesso periodo, non ci si poteva muovere. E qui non solo, ma anche, cioè noi avremmo anche potuto muoverci. Il problema era che i clienti molto spesso avevano adottato delle policy corrette, assolutamente corrette, restrittive sulle visite dall'esterno, per cui anche potendo noi girare non saremmo stati ricevuti. Per cui questo da una parte ci ha imposto di affinare il nostro metodo per poter essere altrettanto efficaci da remoto, ma dall'altra ci ha permesso di accelerano ancora di più i tempi di reazione. Allora, normalmente il tempo di reazione in tempo normale, cioè pre-Covid, era sostanzialmente dipendente dal tempo, Necessario raggiungere la sede del esatto, cliente. cioè dello specialista più vicino alla sede del cliente, che poteva essere qualche ora, 2 o 3 ore, dipende dalla distanza. Adesso, effettivamente, è una cosa che può essere fatta in ancora meno tempo. Il team normalmente di quante persone è composto? Ci chiedono. Allora, Questa è una domanda. dipende molto dall'entità Dalla natura anche dell'incidente, dalla dell'incidente. natura e dalla dimensione del perimetro. Diciamo che abbiamo per perimetri abbastanza rilevanti, abbiamo messo in campo squadre che contavano 3 persone on site. E ovviamente tutta quanta la parte di malware analysis e SOC, che sono altre 10 persone, da remoto. In questo periodo qua, dove appunto abbiamo limitazioni sugli spostamenti, comunque sia, diciamo, la media delle persone che vengono comunque dedicate alla gestione di un incidente è 2 di solito, perché il team di 2 permette di suddividere le attività tra cerco di contenere da una parte gli effetti e dall'altra cerco di capire da dove siano arrivati. Però sottolineiamo un aspetto, che l'attività di incident response è un'attività continua, non è Assolutamente. un'attività che viene erogata in orario d'ufficio, quindi due persone, ma quelle due persone vengono
sistematicamente sostituite durante l'orario, perché in realtà quindi il team è più esteso complessivamente, anche se qualcuno dei nostri, me lo ricordo personalmente, aver fatto 16 ore filate presso la sede del cliente, quando la situazione era davvero molto molto compromessa e non c'erano alternative. Anche perché in quei casi lì diventa una cosa personale, per cui c'è l'attaccante che risponde alle manovre contenitive e quindi sembra che si ingaggi proprio una lotta. Quindi c'è un'azione di attacco, Sì, reazione contro e quindi attacco. a quel punto lì diventa una questione di principio, no, non può avere la meglio l'attaccante che non riesco a vedere, non so cosa stia facendo e quindi alla fine si va avanti finché non si è sicuri che... È stato contenuto Sì. definitivamente l'attacco. Ok. Qui ci chiedono, nel caso in cui un'azienda si trovi sotto attacco anche di notte, come possono farcelo sapere o contattarci? E Allora, questa è una cosa interessante. questa è una cosa interessante. Allora, noi abbiamo messo al di là che, allora, i nostri clienti hanno già il numero del nostro SOC che è attivo 24x7, quindi possono riferirsi lì. Quelli che non sono nostri clienti possono andare sul nostro sito. Sul nostro sito abbiamo messo una sorta di pulsante, una sorta di maniglione antipanico che uno può premere se si trova in una situazione di attacco e può innescare in tempi molto rapidi, anche in fase notturna, una richiamata da parte di qualcuno che cerchi di capire cosa sta succedendo e che magari dia le prime dritte ed eventualmente comincia a imbastire le attività di incident Se response. vogliamo, guardando, potremmo fare comunque l'indirizzo del nostro team è quello www.yarix.com, Esatto, ed come in ogni pagina c'è in fondo a destra un pulsante. magari, guarda, intanto che ti faccio la prossima domanda, se recuperi la pagina del sito così la facciamo anche vedere, perché questa è un'informazione importante da restituire. Chiaramente, come ho citato prima, uno dei canali di comunicazione preferenziali è anche quello dei nostri account, che nel caso in cui fossero raggiungibili saranno sempre sicuramente a disposizione per gestire eventuali criticità. Dunque, qui ci chiedono, in caso di incident response, attivate anche il SOC per controllare dall'alto tutte le attività sui sistemi? Sì, Sì, è come abbiamo spiegato prima, nel senso che comunque viene sempre attivato il SOC oltre al team che... perché abbiamo visto per esperienza che è una cosa che aiuta molto a capire l'estensione dell'attacco e soprattutto previene che ci siano i ritorni di fiamma cosiddetti. Cioè io sono sicuro, magari penso di aver coperto tutto quanto il perimetro e magari, come è successo, era stata spenta una macchina che durante la fase di attacco ci si è dimenticati di averla spenta, poi questa viene riaccesa e comincia, perché magari era stata compromessa, e comincia a fare attività malevole. Quindi avere un SOC che si accorge di questo tipo di attività, banalmente perché intercetta una chiamata di questa macchina verso l'esterno, che chiama a casa per avere le istruzioni su cosa fare poi, è un qualcosa che aiuta di molto a capire che guardate che c'è ancora qualcosa di marcio dentro e bisogna provvedere subito. Un'altra domanda interessante, Marco. Se uso dei servizi completamente su Azure, quindi cloud, pubblico, dove Microsoft mi dice che non c'è bisogno di altri servizi di sicurezza oltre al canone che già pago alla stessa Microsoft, posso stare tranquillo? Allora, qui c'è un tema che è relativo comunque a una tipologia di incidente che è diverso. E cioè, potrebbe non essere così impattante nel caso in cui io mi affidi totalmente a Azure il fatto di avere un ransomware che mi cifra i dati, perché in realtà riuscire a fare in modo che questo ransomware abbia facilmente accesso alle mie informazioni che sono su Azure non è così immediato. È possibile, ma non è immediato. Quello che invece potrebbe essere è che qualcuno riesca a, come dire, carpire le mie credenziali e quindi accedere manualmente, diciamo, alle mie informazioni, e a quel punto lì potrei avere il problema che queste informazioni vengono portate fuori e quindi sono, diciamo, nel caso di spionaggio industriale, mettiamola così, piuttosto che in maniera manuale e mirata vado a danneggiare direttamente su Azure determinate informazioni, piuttosto che utilizzo le informazioni che io ho letto accedendo alla parte di Azure che ho
per magari montare un attacco, i classici attacchi di business email compromise. Poi l'attaccante sta dentro, cerca di farsi un'idea di quello che sta succedendo e al momento opportuno si intromette nel flusso di comunicazioni magari tra il cliente e un suo cliente piuttosto che fornitore per cercare di dirottare dei pagamenti che a quel punto lì hanno comunque un impatto. Non ho distrutto nessun tipo di informazione, ma sono stato comunque vittima di un incidente che mi ha generato un impatto. Quindi la risposta è, soprattutto a livello dei comportamenti, soprattutto, comunque vada, un servizio di prevenzione è utile. Questo dipende molto da, come dire, l'analisi dei rischi a cui io sono esposto. Perché è chiaro che se io, per esempio, adotto sistemi di autenticazione due fattori, che è una cosa che sarebbe buona e giusta da fare quando si adottano sistemi cloud, diciamo che in quella maniera lì abbasso abbastanza il mio rischio e quindi potrei decidere che non sono così soggetto a questo tipo di problema e potrei soprassedere. Ma se per mille più uno motivi non riesco a farlo, non lo voglio fare, non lo faccio perché l'amministratore delegato non vuole mettere dentro l'OTP perché gli segue, piuttosto che anche questioni applicative, questo potrebbe aumentare la mia esposizione a rischio. E però è un rischio che può avere ripercussioni sul business che sono misurabili. E a quel punto lì l'analisi del rischio mi dice è meglio farlo oppure si può anche non farlo. Siamo un po' lunghi sui tempi, ci sono ancora un paio di domande e una notazione che è utile condividere. In ogni caso siamo disponibilissimi per ogni approfondimento con tutti coloro che hanno partecipato anche in prima persona. Una cosa che sicuramente andremo a condividere con chi vorrà approfondire è il famoso decalogo delle regole della buona gestione della sicurezza informatica, che oggi non è in oggetto, ma che comunque è una serie di regole che appunto noi suggeriamo di rispettare per poter limitare per quanto possibile l'occorrere di un problema. Qui abbiamo l'indirizzo. Ho messo in linea, dovreste vederlo tutti quanti, è una pagina del nostro sito e se vedete, magari nella slide si vede poco, in fondo in a basso destra, a destra c'è un puntino che dice sotto attacco, punto di domanda, si spera sempre che non sia così, ma nel caso in cui uno ne abbia bisogno almeno sa dove andare a pigiare. In generale comunque già dalla home page del sito di Yarix, la divisione security di Var Group, è sempre visibile il tastino sotto attacco e quindi in qualsiasi momento può essere cliccato. Chiaro. Vado con la domanda successiva. In attesa di un intervento di professionisti specializzati, nel caso non si avessero in casa le competenze per una gestione completa dell'evento, consigliate una checklist da verificare, eseguire appena si scopre di aver subito un attacco? Sì, ci sono alcune cose da fare o da non fare. Le cose che si consigliano immediatamente è quella di scollegare la connettività internet, perché quella è molto spesso utilizzata dai malware per poter comunicare con il centro di comando e controllo per poter attivare il processo di cifratura comunicando le chiavi di cifratura e quindi di decifratura. Quindi quella è una cosa da farsi e l'altra cosa da farsi è quella di evitare, anche se sembra controsenso, evitare di spegnere le macchine, perché se la cifratura è già stata fatta tanti più danni restando accesa non fa quella macchina lì, però lasciandola accesa abbiamo la possibilità di fare l'analisi di quello che c'è in memoria e ci è già capitato ultimamente, gli hacker si sono fatti furbi e hanno imparato a scrivere dei virus senza debolezze, ma in casi passati ci è capitato di analizzare la memoria di una macchina compromessa e di trovare in zone di memoria definite la chiave che era stata utilizzata per cifrare i dati e quindi siamo riusciti a decifrare i dati senza dover passare per l'attaccante. Ok, ci sono ancora una domanda doppia. Il vostro servizio SOC si basa sui dati di log raccolti da CIEM? Anche, nel senso che ci sono vari gusti con cui serviamo il servizio SOC. È chiaro che la situazione, quella più completa, prevede l'utilizzo di un CIEM ed eventualmente di sistemi di network analytics piuttosto che di EDR, antivirus, tutti i sistemi perimetrali come firewall, IDS, IPS. È chiaro che a seconda della struttura potrebbe aver senso implementare tutto questo stack tecnologico, che ovviamente comporta dei costi,
ma potrebbe avere un senso applicarne una parte, sempre in funzione del risultato dell'analisi del rischio di cui si parlava prima. Quindi se io ho una rete limitata, potrebbe essere sufficiente applicare un buono EDR, ad esempio, e attivare un monitoraggio che noi consideriamo sempre 24x7, perché quella è un po' la chiave di tutto, sugli eventi registrati dall'EDR. Perché in quel caso lì io riesco ragionevolmente ad accorgermi, in maniera piuttosto tempestiva, di anomalie che avvengano sul perimetro che è coperto dall'EDR. Questo ovviamente ha dei limiti, però per diciamo strutture non troppo articolate è un ottimo compromesso sia in termini di livello di protezione che ovviamente in termini di costi, perché i sacri testi della gestione della sicurezza dicono che la mitigazione di un rischio non mi può costare più del rischio stesso, quindi è inutile che io metta in piedi un sistema estremamente complesso, complicato, articolato per la protezione che mi costa un botto di soldi, quando l'eventuale impatto economico che ne avrei se io dovessi subire un evento anomalo è più basso di quello che spendo. La domanda successiva, che ribadisco nella seconda parte della prima, avete necessità di accesso esclusivamente a tale sistema? Qui probabilmente si parla di un caso in cui il CIEM c'è già. Certo. Sì. Nel senso, esclusivamente a quello o servono altri accessi ai sistemi? Qui parliamo di incident response, poi certo. In generale se si parla di sicurezza, di gestione della sicurezza in termini estesi, sicuramente serve di più. Allora, anche lì non esiste una regola ferrea, nel senso, allora, durante le attività di incident response è ovvio che c'è necessità di poter interagire con qualsiasi tipo di sistema, perché siamo in situazione di emergenza e dobbiamo poter intervenire sui sistemi che vediamo essere compromessi per cercare di capire cosa sta succedendo. In tempi di pace, quindi voglio garantirmi un servizio di monitoraggio, l'accesso a tutti i sistemi non è necessario. È negoziato di volta in volta. Ci sono alcuni clienti che dicono io ti faccio vedere semplicemente la console del CIEM, mi segnali, secondo un manuale diciamo, di gestione del servizio, le anomalie. Delle anomalie tu non preoccuparti, una volta che me le hai segnalate le gestisco io e io potrebbe anche essere che non ti do nessun feedback, perché per policy di riservatezza non vogliono dare troppa evidenza di quello che succede all'interno realmente. Altri clienti che dicono se vedi un'anomalia mettila a posto e quando hai finito avvertimi. E questo ovviamente è l'estremo opposto, cioè abbiamo accesso non solo alla console del CIEM, ma anche accessi amministrativi a determinati sistemi che ci permettono di intervenire noi direttamente, ovviamente sempre secondo uno schema concordato. Qui mi sembra importante tornare a un punto che avevamo toccato prima, il fatto che quando ci si affida al pronto soccorso, ci si affida al pronto soccorso, quindi c'è il momento in cui si gestisce l'incidente, in cui in un modo o nell'altro bisogna avere davvero, riporre davvero una grande fiducia su quello che è il lavoro di chi è un professionista, uno specialista certo. In questo settore. Abbiamo in realtà, sono arrivate un altro paio di domande al volo, in realtà la risposta forse l'hai già data, serve scollegare l'azienda dall'esterno scoperto l'attacco? La risposta è sì, perché è il primo rimedio. Sì. Anche perché molte volte succede che l'attaccante ha buttato dentro la bomba e poi se ne sta fuori e la pilota, perché la bomba da dentro lo chiama a casa e si scambiano informazioni. E quindi comunque sia l'interruzione della connettività serve per evitare questo tipo di connessioni. Ma a volte c'è l'attaccante che ha stabilito un canale diretto, cioè è proprio dentro in VPN come in quel caso là, dentro, e quindi io devo per forza di cose scollegare. E poi eventualmente posso ricollegare, ma stando molto attento a che cosa permetto di collegarsi, a quali protocolli permetto di fluire sulla connettività internet. C'è un'altra domanda, di nuovo doppia. Struttura organizzativa e procedure definite per la gestione degli incidenti di sicurezza? Sì. Sì. Questo è un aspetto importante. Certo. E molto spesso, anche in questo caso qua, molte delle aziende si trovano un po' scoperte, perché non hanno mai pensato a mettere in piedi delle procedure, dei processi da attivare in caso di incidente. E anche in questo caso qua, fortunatamente, da un certo punto di vista, abbiamo fatto un po' di esperienza, per cui molto spesso scriviamo o
da soli o a quattro mani insieme ai clienti, la parte di processo che deve essere gestita lato azienda, in modo che possa armonizzarsi con i processi che normalmente gestiamo a livello SOC o a livello del nostro incident response, in modo che ci sia, come dire, integrazione e che a seconda degli eventi che succedono, ognuno sappia già cosa fare, evitando di avere situazioni di caos. Un'ulteriore domanda: qual è, secondo la vostra esperienza, un modello organizzativo efficace ed efficiente che tenga conto, ad esempio, dei vostri servizi? Qui la risposta è un po' più articolata, nel senso che, diciamo, su questa sicuramente può valer la pena davvero procedere con un approfondimento, nel senso che il servizio di incident response, per quanto vada comunque incluso all'interno delle policy aziendali, lo abbiamo visto prima, è comunque un servizio reattivo. Sì. Di contro, tutto ciò che l'azienda può fare per evitare di trovarsi in quella condizione deve essere preventivo. Certo, quindi l'organizzazione e quindi tutto ciò che sta dietro anche agli elementi tecnologici che possono essere implementati. Sintetizzandola in una frase famosa, Cesare diceva si vis pacem parabellum, che non è molto pacifista, ma rende molto l'idea, cioè se vuoi la pace devi prepararti alla guerra. In questo caso, calata in questa situazione qua, è se io voglio minimizzare la necessità di dover ricorrere estensivamente a processi di incident response, devo prepararmi preventivamente e mettermi nell'ordine delle idee che un incidente potrebbe capitare e io devo essere pronto a individuarlo e quindi a reagire correttamente. Se entro in quest'ordine di idee, allora riesco effettivamente a minimizzare gli impatti. In ogni caso, prevedere anche i nostri servizi tra quelli che possano essere attivati al momento di un eventuale incidente è sicuramente un'opportunità, una possibilità. Certo, assolutamente. Bene, siamo un po' andati un pochino lunghi, però visto che c'erano delle domande interessanti, le abbiamo fatto volentieri. Se non ci sono altre domande, rinnoviamo chiaramente l'invito a poter approfondire questi contenuti e tutti i contenuti in generale dell'approccio alla prevenzione dell'incidente di sicurezza. Canali di comunicazione, sicuramente gli account per group che seguono i clienti o comunque anche attraverso il sito in caso di non auspicabile urgenza. Certo. Ringraziamo tutti, vi salutiamo e contiamo di poter approfondire con più persone possibile questi argomenti. Arrivederci. Arrivederci.